Presidente, l'AIA ha appena divulgato i dati relativi all'occupazione stagionale nelle strutture alberghiere. Ecco, con lei facciamo questo bilancio allora. Sì, c'è stata una stagione che volge verso il termine, non per tutti per fortuna, insomma c'è pur sempre una coda. I dati che abbiamo analizzato durante l'arco di tutta la stagione hanno visto, come abbiamo già ripreso in vari comunicati, un giugno chiaramente molto al di sotto degli anni precedenti, in particolare l'anno scorso poi c'erano tutte le festività tedesche concentrate in giugno, quindi era stato un ottimo giugno. Quest'anno c'era la necessità di riprendere un pizzico di fiducia e far sì che la gente tornasse a viaggiare, cosa che si è realizzata direi da luglio in poi in particolare, vedendo in particolare la seconda metà di luglio riprendere dei livelli accettabili di presenze turistiche nelle nostre strutture. Agosto, come già citato, è stato un mese direi all'altezza delle aspettative, ma soprattutto delle speranze, paragonabile agli anni precedenti. Altrettanto sta riuscendo a fare settembre, complice anche un bel tempo al di sopra anche questo direi delle speranze, che quindi ci sta aiutando a prolungare un po' la stagione. Ricordiamo che tutte queste statistiche poi aiutano a determinare il calo, perché poi fondamentalmente si parla di quello che per quanto riguarda le strutture alberghiere si assesta in quanto, in percentuale? Allora, parliamo sempre di un dato medio, quindi va analizzato come tale. Al momento parliamo di circa un 45% di calo medio per quanto riguarda le strutture ricettive. È pur vero che questo calo va analizzato, è ribadito medio, quindi vediamo questo calo ancora inferiore, quindi intorno al 35-40% in una certa tipologia di strutture e soprattutto in certe posizioni, in particolare fronte mare. Ovviamente più ci distanziamo dal centro o dal fronte mare, chiaramente queste percentuali ahimè aumentano, toccando anche punte del 55% per alcune strutture. C'è da dire che il coraggio, definiamolo così, dimostrato dagli albergatori aprendo una stagione che teoricamente non doveva neanche esserci, ha un po' aiutato tutto il comparto turistico nei suoi vari settori. Sì, l'abbiamo detto fin da subito e lo sapevamo chiaramente che il nostro comparto, le strutture alberghiere, sarebbero state quelle più in difficoltà e più penalizzate da questa situazione, da questa pandemia e da tutto quello che ne è conseguito. Così è stato. Il coraggio, nonostante tutto, forse se vogliamo anche un pizzico di sana follia dei nostri imprenditori, che li ha spinti ad aprire comunque le strutture alberghiere, ha sicuramente trainato la località verso quella che è stata una stagione più che accettabile anche per certi comparti, anzi se penso al commercio, in particolare alla ristorazione, sento dati e anzi un pizzico di soddisfazione, forse qualcuno al di sopra addirittura degli anni precedenti, quindi su questo va dato, consentitemi, grande merito alla nostra categoria che ha dato là il via iniziando ad aprire le strutture fin da subito, creando appunto queste condizioni. Presidente, però per il futuro? Per il futuro adesso dovremo non soffermarci solo ed esclusivamente sul dato statistico, quindi sulle percentuali, ma iniziare a leggere questi dati e iniziare sulla base di questi a fare delle serie valutazioni non solo numeriche ma anche qualitative basate sui numeri che emergono, perché sicuramente ci sono delle cose che delle criticità che in queste situazioni sono emerse, senza entrare nello specifico, sulle quali vanno fatte serie riflessioni, serie considerazioni già da oggi per la stagione 2021. Quindi su questo noi ci metteremo seduti ai tavoli preposti e spingeremo perché questi vengano convocati il prima possibile per far sì che la stagione 2021 non si inizi a pensare e a ragionare dalla primavera ma già da domani.